Ivana Donadel, partiamo da quell'11 aprile 1991 e dai tuoi cimeli. Intanto il pallone, com'è arrivato? Allora, il pallone è un reperto storico che è sbucato fuori dalla cantina di casa mia. Io in quel momento abbiamo razzato qualsiasi cosa possibile ed è arrivato anche questo pallone. Per cui non so dire se è il pallone ufficiale della gara o meno, però è un pallone di Barcellona custodito nella mia borsa, portato in Italia nella mia borsa. Ecco, ripensando a 30 anni fa, 800 persone a guardarvi a Barcellona, sembra un altro mondo. Cesena campione d'Europa, i primi ricordi che ti vengono in mente di quella partita? Ah, vabbè, l'emozione, gli abbracci, in un periodo come questo dove non ci si può abbracciare, direi che l'abbraccio, ma è stato un abbraccio collettivo di tutta la città. Forse il ricordo più bello è stato il ritorno in Italia, più ancora della vittoria, perché forse la vittoria è stata quasi scontata. Il ritorno a Cesena è stata una cosa indimenticabile. Ecco, è un po' come chiedere se si vuole più bene alla mamma o al papà, ma meglio lo scudetto o meglio la Coppa dei Campioni con Cesena? La Coppa dei Campioni è sempre la Coppa dei Campioni, quindi è una cosa che non è logico. Per vincere la Coppa dei Campioni devi aver vinto anche lo scudetto, no? Però la Coppa dei Campioni non è da tutti vincerla. Ecco, dando un'occhiata agli altri simili che hai detto le sciarpe dei tifosi, poi cosa? Questa è una sciarpa di un tifoso che me la regalò. È scritta proprio esplicita Magica Donadel. Poi questa è la tuta con la quale abbiamo giocato a Barcellona, la finale. Poi questa è la divisa da passeggio e questa è la cosa più cara che io ho, e devo dire grazie soprattutto ai miei genitori o anche alle persone che mi erano vicine, che hanno custodito tutti questi articoli di cui io ho fatto un assemblaggio. Per cui è dalla prima partita che abbiamo giocato a Istanbul e è tutto il nostro percorso che abbiamo fatto, passando per la partita in Olanda, 13/10/2090. Mia mamma scriveva tutte le date, conservava tutti gli articoli, per cui ecco, siamo passati con tutte le partite disputate, Leningrado, Konad, Cesena Basket, 14/12/1990, e per ogni trasferto ovviamente ci sono tutte le fotografie, vabbè, quel mitico Giangio Pennacchia che era la nostra foto di rito, per cui questa era Saragozza, questa quando abbiamo giocato ad Atene, fino ad Arvika, quando siamo andati con Giangio, quando siamo andati a giocare in Svezia con l'aereo privato, perché di quei tempi c'era la guerra del Golfo. È vero. E quindi per paura di eventuali ripercussioni andammo a giocare con l'aereo privato. Mirande, questa Lourdes, dove tutte quante andammo a Lourdes, e fino ad arrivare alla finale, alle Final Four di Barcellona, ed è appunto questa è la tuta che abbiamo indossato. Questo era il giorno prima della finale e poi ovviamente la finale, e ovviamente come tutti sanno abbiamo vinto la Coppa dei Campioni. E quello che dicevo, questo è forse il momento più bello, perché quando siamo rientrati in corso Cavour, tutti ad aspettarci al casello autostradale, vedevamo un po' di macchine, e quando siamo arrivati a corso Cavour avevamo tutta il corso era completamente invaso dalle persone, dai tifosi di Cesena, ed ecco qua. Le ragazzine che tu alleni adesso alla nuova Virtus, ti chiedono mai della Coppa dei Campioni oppure no? Allora, le ragazzine che io alleno alla Virtus, soprattutto frutto dei genitori e soprattutto anche perché c'è Mara con me, ci chiedono, no, di quello che è successo. Io ne parlo sempre molto, con molto orgoglio, ma spero che per loro diventi uno stimolo. Lo scorso anno, durante il lockdown,
una mia ragazzina, Sofia, ha scritto, doveva scegliere un campione dello sport per fare una tesina e ha scelto me. Ed è stato meraviglioso perché tutti sceglievano Ronaldo, Kobe Bryant e lei ha scelto Ivana Donadei. Quindi è stato un orgoglio incredibile, dove è stato bello, no? Raccontare anche a delle ragazze così giovani quello che è stato il nostro mondo di 30 anni fa. Però loro chiedono.